cos'è stato? Miracoli, apparizioni e manifestazioni varie del divino ci accompagnano sin da quando i primi uomini decisero di inventarsi le religioni. Voglio dire, da sempre. Motivo per cui ho deciso di ficcare un po' il naso nei gruppi Telegram e Facebook dedicati a miracoli ed apparizioni varie. Eventi sovrannaturali tipo questo. Il giorno della Divina Misericordia, mentre il sacerdote distribuiva la Santa Eucaristia, un'ostia è caduta a terra. A quel punto, una signora l'ha raccolta e portata in sacrestia. È stata messa in un bicchiere con dell'acqua benedetta e miracolosamente, in poco tempo, è diventata un pezzetto di carne. Se state pensando che la Santa Trinità abbia voluto investire nel business della carne coltivata, fermi un attimo. In realtà si tratterebbe di un batterio chiamato Serratia marcescens, capace di rendere le ostie mollicce e filamentose e famoso proprio per la generazione di un pigmento rosso detto prodigiosina, così nominato proprio perché spiegherebbe i miracoli della transustanziazione delle ostie. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che il parroco della cattedrale non ha minimamente preso in considerazione la spiegazione scientifica per debancare l'avvenuto. Perché sì, ha ammesso che non fosse un miracolo, però non per quello, non perché l'ostia fosse caduta e poi messa in incubazione per qualche giorno in acqua tiepida, ma perché, non essendo stata consacrata, non era possibile che si trattasse di un miracolo. E niente, mi ha fatto sorridere notare come anche nell'ammissione che non fosse una cosa prodigiosa sia stato usato un elemento sovrannaturale. Signore e signori, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale vado un po' a ficcanasare in giro per il web e poi vi porto i risultati delle mie minuziose indagini nei gruppi più interessanti. Se vi piace la serie, trovate una succosissima playlist sul mio canale. Ma ora, prima di iniziare l'infiltrazione di oggi, mi tocca fare una roboante premessa! Se seguite il canale, lo saprete. Non sono una persona credente e per il tipo di comicità che faccio, sicuramente nel corso della puntata farò delle battute irriverenti, per qualcuno addirittura irrispettose. Tuttavia mi preme sottolineare una cosa che dovrebbe essere ovvia, ovvero non ho nulla contro chiunque decida di professare una qualsiasi religione. Anzi, ritengo che in parte le religioni siano molto utili ad individui e comunità. Tuttavia penso che la fede, per sua stessa natura, si trovi ad offrire il fianco alla manipolazione dell'individuo che, per via delle proprie superstizioni o credenze personali, potrebbe trovarsi raggirato a credere a fenomeni inesistenti anziché professare una fede sana che porti speranza e sensazioni positive. Quando leggo cose del genere, da un lato provo profondo imbarazzo vedendo gente che crede di poter salvare i propri cari chiedendo miracoli su Facebook, dall'altro capisco benissimo la disperazione che si cela dietro queste richieste. E sia ben chiaro, io non voglio minimamente prendere in giro chi ci crede, però voglio far capire come ancora nel 2024 ci sia gente che fa il lavaggio del cervello ai più deboli. Il Vaticano autorizza la divulgazione di questa foto. Finalmente, dopo averla sottoposta a migliaia di controlli con i fotografi più esperti nel mondo, hanno deciso che non c'erano trucchi in lei e oggi ci danno questo bellissimo dono della Santa Madre di Dio. Raga, c'è gente che ci crede, smettetela di prendere in giro la gente condividendo cazzate. Va bene. Fine della premessa. Iniziamo. Dunque, per prima cosa direi che sarebbe utile definire cosa sia un miracolo. Il miracolo vero è la fede in Gesù e Maria. Vabbè, così è troppo facile, dai. Ogni giorno vissuto è un miracolo. No, così è un po' troppo fatalista. Vabbè, dai, facciamo che prenda una definizione che ho trovato sul CICAP. Un miracolo si può definire come un evento con caratteristiche tali che le leggi naturali conosciute sembrano annullate o sospese, ragion per cui esso è generalmente attribuito all'intervento della potenza divina. Ci sono eventi che hanno un effettivo impatto sulla vita delle persone. Carissimi amici, pubblico un miracolo ricevuto da San Padre Pio. Mia figlia non riusciva ad avere figli, mi chiese papà, tu che hai conoscenze lassù, non potresti pregare per me affinché possa avere un figlio? Evidentemente si va per conoscenze anche in paradiso, tutto il mondo è paese. Fu così che iniziai a recitare rosari e andare a messa quotidiana. Avevo comprato delle statuette e notavo che la statuetta di Padre Pio si era spostata verso quella rappresentante la maternità. Mandai un WhatsApp a mia figlia in vacanza in Vietnam e lei rispose che era incinta. Hai capito, Padre Pio? A quanto pare fa anche le trasferte di lavoro. Ci sono anche miracoli che però di per sé servono poco se non a ricordarci dell'esistenza del santo, come ad esempio il famoso miracolo di San Gennaro. Il rito della liquefazione che prevede che tre volte l'anno alcuni prelati scuotano come barman professionisti intenti a preparare un Bloody Mary la famosa ampolla contenente il sangue di San Gennaro. Tra l'altro, permettetemi un dissing.
Bloody Mary, peggior cocktail della storia, cioè è una pasta al sugo alcolica. Miracolo della liquefazione che fondamentalmente serve perché... Perché porta bene. Non credo serva ad altro, o mi sono perso qualcosa. Naturalmente ci sarebbe una spiegazione scientifica anche a questo, da ricercare nella tissotropia, la capacità di alcuni elementi solidi di divenire liquidi quando sottoposti a movimento. Ma sfortunatamente la deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro non ha mai acconsentito a esami scientifici approfonditi, così per mantenere il mistero della fede. Comunque, se pensate che i miracoli stiano via via scomparendo, vi sbagliate. Prendiamo come esempio le apparizioni, ovvero le manifestazioni di entità soprannaturali che decidono di farci sapere che ci stanno pensando e quindi fugacemente appaiono in qualche angolo del pianeta, Un po' come quando noi facevamo gli squilli alle nostre fidanzatine. Mamma mia, quanto sono vecchio. Metà di voi probabilmente non sa neanche di cosa sto parlando. Come certificato da una mappa realizzata dal National Geographic, le apparizioni stanno tutt'altro che scomparendo in giro per il mondo. Il problema è che la quasi totalità delle stesse non viene riconosciuta come sovrannaturale nemmeno dalla Chiesa, vuoi perché siano ricondotti all'autosuggestione, vuoi perché manchino prove tangibili. Vedete tutti i rettangolini azzurri e verdi? Ecco, quelli sono quelli che non sono riconosciuti come sovrannaturali dalla Chiesa. Cosa ci portiamo a casa, quindi? Che c'è ancora tanta voglia di miracoli, motivo per cui si continuano a riciclare eventi vecchi ormai inconfutabili. Miracolo a Lourdes! Il braccio di una giovane ragazza riprende vita nelle piscine. Miracolo incredibile al santuario! Il braccio di una ragazza riprende vita! Sembra, sai, quei messaggi scam tipo: complimenti, sei il millesimo visitatore, ora hai vinto 1.000 euro, clicca qui! Il miracolo viene riconosciuto il 14 novembre 1959 dall'arcivescovo di Parigi. Così, giusto un piccolissimo dettaglio. Insignificante, d'altronde dalla foto si capiva che del 59, no? No? E tutta questa voglia di protagonismo, di miracoli, la si percepisce anche nel piccolo, in tutti quei gruppi dedicati agli avvistamenti delle manifestazioni dei miracoli. Ragazzi, sto lavorando in una chiesa e mentre raffinavo il muro si è creato, secondo me, il volto di Gesù, essendo che si vede anche la corona. Voi che cosa vedete? Cosa ci vedo? Dell'ottimo gres porcellanato! Magari mi sbaglio, è un secondo che mi avvalgo delle migliori tecnologie che ho a disposizione. Effettivamente avete ragione. È Gesù Cristo. Palese. Buonasera, se questo non è paranormale, mio padre, dopo aver inciso il Papa, scattò questa foto con il telefonino come di solito dopo aver finito un'opera. Apparve questo. Ditemi secondo voi cosa può essere. Un'ombra? E tu smettila di seguirmi! Dovrebbe esserci la mia ombra lì. Però non si vede perché ho troppe luci, quindi la gag me la sono bruciata così. Spero sia comunque divertente. Qual è il momento migliore di questo per dire iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video. Ciao. È apparso Padre Pio in questa foto, l'immagine che tiene tutti col fiato sospeso. È un riflesso? Questa foto l'ho scattata ieri sera alla finestra nella mia camera da letto. Ditemi che io e mio marito non siamo gli unici a vedere il volto di Gesù. Signora, no. Mi spiace. È Goku Super Saiyan 3. Per non parlare dei grandi classici, miracoli attribuiti ai santi più svariati che probabilmente hanno poco a che fare con quegli avvenimenti. Ho ricevuto miracoli dalla Madonna, da Santa Rita, da Santa Barbara, da Padre Pio. Infinitamente grazie. Puoi dirne qualcuno? Fulmine a meno di un metro, miracolata da Santa Barbara. Infarto secco, miracolata da Padre Pio. Signora, ma è sicura che siano miracoli? Perché con tutte queste disgrazie, secondo me, le sta un po' sul cazzo. E secondo voi, questa pandemia di avvistamenti, da dove nasce se non da decine di anni di casi subdolamente incoraggiati e mai smentiti con fermezza? Egitto, 1968, apparizione della Madonna di Zeytun. Il Cairo contava 5 milioni di abitanti, ma dagli scritti che si trovano in rete si parla di milioni di persone presenti agli avvistamenti. Chissà il traffico, peggio della circonvalla alle 8 di mattina. Si parla sempre di video, di miracoli, sempre in modo vago, senza mai indicare nulla di pratico. Video non esistono, comunque sono tenuti nascosti molto bene visto che non li ho trovati. Miracoli... manco mezzo. Persino quella che sui siti istituzionali viene spacciata come una foto, tramite una ricerca inversa per immagini, si scopre in realtà essere un disegno fatto dal dottor Labib Shenouda, un medico che aveva apparentemente assistito al miracolo. Dalla Chiesa Cattolica non viene ufficialmente riconosciuto come miracolo, però nemmeno smentito. D'altronde è una roba della Chiesa Copta, se la sbrighino loro, però intanto in rete continuano a circolare. Messico, 1531, apparizioni della nostra
Signora di Guadalupe. Questa sì, viene riconosciuta anche dalla Chiesa Cattolica. Si dice che l'opera abbia origine divina, poiché le metodologie di realizzazione non sono riconducibili all'uomo. La figura di Maria pare essere impressa direttamente sulle fibre del tessuto senza l'uso di pigmenti esterni. E io non sono qui oggi per debancare o per confermare questo dettaglio, per me troppo complicato, mi fermo qui. Quello che voglio sottolineare però è come, partendo da questo assunto, si siano lasciate circolare in rete le più svariate leggende. E allora diciamo che gli occhi si contraggano quando esposti alla luce, che la temperatura della Madonna sia quella di un corpo umano, che il mantello cieli spartiti di musica paradisiaca, che negli occhi della Madonna vi siano impresse le figure di santi la cui esistenza non è peraltro neanche stata provata. Naturalmente, quando un giornalista va a intervistare il parroco che si è occupato della canonizzazione del santo collegato, questi nega tutto. Però chissà perché mi sono dovuto andare a cercare un articoletto in inglese su un giornale sconosciuto, mentre in rete continuano a circolare questi presunti miracoli. Ma potrei andare avanti all'infinito, Medjugorje, peso massimo. Papa Francesco si è definito un po' scettico, però a Papa Giovanni Paolo II piaceva tanto. E poi, insomma, alcuni vescovi sono a favore, altri sono contro. Intanto non pubblichiamo nessuna smentita ufficiale né comunicazione che confermi. Ma avete idea di quanti gruppi esistano che giornalmente riportano i presunti messaggi della Madonna? Non capisco proprio perché aspettare a dare una comunicazione ufficiale. Tanto non c'è mica nessuno che lucra attorno a queste cose continuando a vendere oggetti in qualunque angolo del web e non. Qua il vero miracolo è come si è riuscito a scrivere Raffaele in Word Art nel 2024. Che razza di versione di Word ha? Ultima cosa e poi chiudo, che sento già che è diventata una puntata abbastanza lunghetta. Ma cosa cacchio ci fa la veggente di Trevignano ancora in diretta di prima mattina su Mediaset Rai? Raga, ma stiamo parlando di una coppia sotto indagine per truffa e nel 2024 ancora continuate a darle copertura mediatica in questo modo. E io dovrei sorprendermi se la gente ancora ci crede? Dovrei sorprendermi se ancora la gente crede che Gesù abbia questa faccia? Ditemelo! Dovrei sorprendermi se la gente crede che la Madonna sia apparsa in giro per l'Europa disegnando una gigantesca M di Maria? Ok, questa non so se ci credono davvero, però mi faceva ridere, l'ho messa. Ho trovato la chiusura perfetta per la puntata in un'immagine condivisa nei gruppi dedicati a miracoli ed apparizioni, anche se loro non si accorgono di quanto sia vera, ma non come la intendono loro. Non sono miracoli che ti fanno avere la fede, ma è la fede che ti fa vedere i miracoli. E su questo direi sipario. Io vi saluto e ringrazio gli Highlander che sono riusciti ad arrivare fino qui. Siete voi i veri eroi. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!